Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire l'Oxenofagia, mitragliatrice esotica aggiunta con la segreta della settimana scorsa e la cui guida di giorno vi lascio sotto in descrizione. Prima di iniziare ci tengo a dire che questa è una delle poche armi esotiche aggiunte tramite quest che trovo veramente ma veramente inutile, ma andiamo a vederla più nel dettaglio. Il perk di quest'arma ci permette infatti di sparare proiettili esplosivi ad alto potenziale. Di conseguenza questa mitragliatrice si trasforma in una sorta di mini lanciarazzi. Con la particolarità però, non so se per un bug o per volontà degli sviluppatori, che questa non fa danno critico. Partendo infatti dal PvP in cui l'unico danno che l'arma fa è quello di 150 sia al body che al corpo, abbiamo trovato questa mitragliatrice veramente inutile, in quanto uno slot di munizioni ci regalerà solamente 3 colpi, e considerando poco danno in proporzione ai colpi dati, potremmo fare come massimo 3 kill, supponendo che però sparassimo a guardiani già danneggiati. Di conseguenza ve la sconsiglio vivamente per quanto riguarda il PvP. La situazione migliora, anche se non di tanto, per quanto riguarda il PvE. Come al solito abbiamo fatto il test di Kalli per testare il DPS dell'arma e questa è riuscita a fare un 250.000. Devo dire non tra gli anni migliori che abbiamo provato. Per farvi un semplice esempio, il soffio del Leviatano, la cui recensione arriverà a breve, è stato in grado di fare 500.000 di danno. Di conseguenza scarterei l'arma per quanto riguarda il DPS. L'unica utilità che potrei vedere per quanto riguarda il PvP è quella contro i mini boss, anche se sinceramente preferirei usare una vetta o un fucile a pompa che usano munizioni secondarie e che quindi sono pronte all'uso più spesso. È infatti la prima volta che non riesco a trovare un'applicazione vera e propria per quest'arma, sia in PvP che in PvE. In generale l'arma ha un rinculo veramente alto, una velocità di ricarica media, un impatto al massimo, una gittata quasi al massimo che tuttavia viene completata da telemetro, una cadenza di 120 colpi al minuto e un caricatore di 13 colpi. Spero vivamente che quest'arma verrà aggiunta un catalizzatore perché altrimenti la trovo veramente ma veramente inutile. Se ancora non avete fatto la quest, vi sconsiglio ovviamente di perderci tempo. Detto questo ragazzi, io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tranissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.